Un cattolico virtuoso, un giovane entusiasta della propria fede, questo era Teresio Olivelli, il primo partigiano ad essere proclamato beato, oggi in un palasport di Vigevano gremito, dal prefetto della Congregazione per la Causa dei Santi. Beato perché martire, ucciso in odio alla fede in un campo di concentramento nazista, dove fu massacrato a calci mentre tentava di difendere con il proprio corpo un giovane prigioniero sottoposto ad un brutale pestaggio. A Flossenburg tutti per tutti li volevano bene, per tutti le rispettavano, perché lui era dolmetsche, era interprete, parlava il tedesco, parlando il tedesco poteva sopravvivere, e invece ha scelto, lui non cercava di sopravvivere, lui cercava di aiutare gli altri, basta. E tra le braccia di Teresio morì nello stesso campo di concentramento un altro beato, Odoardo Focherini, direttore dell'Avvenire d'Italia. E Olivelli ha proprio aiutato il babbo, l'ha accompagnato, e il babbo a Olivelli ha riferito le ultime parole dedicate a noi, alla mamma. Membro della FUCI, alpino durante la Seconda Guerra Mondiale, partigiano cattolico dal 1943 e ora beato, Teresio Olivelli, il ribelle per amore, dal titolo dato alla preghiera del partigiano da lui scritta, perché non si ripeta quell'esperienza malefica che, e sono parole dell'omelia del cardinale Angelo Amato, straripa come melma malefica anche nel presente. Teresio Olivelli è un modello per tutti i giovani a non avere paura di buttarsi nella mischia, sporcarsi le mani per rendere testimonianza cristiana, per diffondere il Vangelo, per essere protagonisti di un mondo migliore con le armi del Vangelo.